Oltre a una notevole quantità di sostanza stupefacente, che si conferma quindi essere verosimilmente il principale business delle organizzazioni criminali presenti sul nostro territorio di Siracusa, all'interno dell'appartamento è stato rinvenuto anche un, un cospicuo quantitativo di materiale d'armamento e di armi, eh, già riscontrate essere in parte provento di furti avvenuti in, in passato, e fra le quali era presente addirittura un ordigno esplosivo artigianale collegato ad una miccia. E del peso di circa 500 grammi, molto pericoloso anche naturalmente per il personale che stava in quel momento operando. Il tutto all'interno dell'appartamento di una persona che non presenta particolari precedenti penali e quindi sostanzialmente semi sconosciuto alla giustizia, segno che le organizzazioni criminali si avvalgono di persone di questo tipo per celare il proprio patrimonio e poter così portare avanti le loro attività in maniera più semplice.